scusate la caduta della linea, qui naturalmente ci sono migliaia di persone, per cui non so quanto la rete cellulare reggerà. Io comunque provo ad andare avanti, cammino un po', vi faccio vedere quanta gente c'è. E come potete vedere l'età media è bassissima. C'è anche qualche adulto, c'è anche qualche anziano, ma l'età media è decisamente... Sono appunto studenti che hanno deciso di giorno di non scuola e venire qui in piazza. Vi faccio vedere quanta gente c'è. Adesso naturalmente la questione è sempre la solita: capire che cosa diranno i telegiornali e capire il movimento Una delle 5 Stelle, oltre all'acqua, per punire gli inquinatori. Sapete perfettamente che abbiamo alzato di 30 volte i canoni di estrazione e abbiamo posto una moratoria di 18 mesi, e nel frattempo il Ministero dovrà redigere una carta nazionale che andrà a definire in quale aree si può eventualmente trivellare e in quale aree no. Quindi a livello italiano e di petrolio la nostra posizione è chiara: siamo l'unico soggetto politico che ha predisposto un piano energia al 2050, dandoci già adesso per il 2050 un obiettivo 100% fonti di energia rinnovabile. Personalmente, come sapete, sto spingendo al massimo per far sì che le rinnovabili possano partecipare a tutto il mercato elettrico, e lo ripeto perché non fa mai male ripeterlo: in questo momento il mercato elettrico vede una riserva di caccia, per le fonti termoelettriche, perché stante la normativa che abbiamo ricevuto in eredità dai governi precedenti, le fonti rinnovabili non possono ancora partecipare a tutti i servizi del mercato elettrico. E quindi su questi servizi cosiddetti ancillari, primo fra tutti il dispacciamento, solo le termoelettriche partecipano. E siccome questo mercato elettrico del dispacciamento vede prezzi che sono 10, 20, 30 volte più elevati rispetto ai prezzi all'ingrosso, è anche il mercato sulle quali le fossili fanno i loro profitti, più che sulla vendita tradizionale. Ecco, vedete, la piazza è assolutamente gremita e, lo ripeto per l'ennesima volta, sono soprattutto giovani. Giovani studenti che sono in sciopero. Non so quanto sentiate di quello che sto dicendo, perché naturalmente la confusione, il volume, però le immagini sono assolutamente chiare. I ragazzi hanno iniziato con un inno. Che le parole di tempo per perdere tempo. In effetti il problema principale è che non sono l'India, la Cina, l'Asia, gli Stati Uniti, l'Italia può fare energie che poi andrà a vendere. Un'economia ha bisogno sui quali. Perché tutti gli studi fonti fossili e fonti in generale da un'economia lineare a tantissimi posti di lavoro in più, ma è altrettanto chiaro che se ne creeranno di nuovo. La transizione da fonti fossili a chimica, a una chimica verde, parliamo dell'efficienza, dobbiamo avere degli edifici, e in molti casi questo è possibile, più sostenibile, utilizzati nel settore tessile per la lavorazione degli abiti. La maggioranza di questi 400 elementi tossici si può già rimpiazzare con elementi non tossici. Naturalmente ci vuole uno sforzo anche in questo caso mondiale, non solo
non solo italiano. Quello che l'Italia può fare è guidare la locomotiva e vendere i propri prodotti e servizi, appunto, puliti. Perché già il nostro Made in Italy è molto voluto e molto riconosciuto e molto stimato all'estero. Se noi offriamo prodotti che non solo tecnologicamente sono avanzati, ma sono anche con un bassissimo livello di emissioni di CO2, allora capite che saranno ancora più appetibili. E poi c'è tutta la filiera del riciclaggio, sulla quale c'è la possibilità di, anche in questo caso, decine di migliaia di posti di lavoro. Dei rifiuti bene volte, e in Italia abbiamo pochi centri di riciclaggio e sono delle miniere dalle quali si può ricavare ferro, si possono riciclare le plastiche, immensi spazi di crescita e riciclaggio. Dobbiamo far pagare chi inquina, l'Unione Europea che lo dice, ovviamente concretizzata. C'è un mercato europeo delle Emission Trading, è stato creato l'intento di incentivare e la riduzione delle emissioni di CO2, purtroppo però chi ci ha governato negli anni passati in Europa ha conformato questo mercato in maniera assolutamente pessima, perché ha regalato, ed è proprio il verbo corretto, ha regalato una quantità enorme di crediti di emissione, cioè ha regalato a tutta una serie di fattispecie industriali la possibilità di emettere enormi quantità di anidride carbonica. E quindi questo ha vanificato completamente questo strumento, che alla fine si è rivelato un rimedio peggiore del male. Questo dobbiamo cercare di ricordarcene tra poco, quando si voterà per un nuovo Parlamento europeo, perché l'attuale Parlamento europeo, sul quale ricordo il Movimento 5 Stelle è in minoranza e all'opposizione, non ha assolutamente fatto quanto ci si doveva e poteva aspettare. Anche ieri vi ho spiegato che proprio 3 giorni fa la Commissione europea ha votato un provvedimento con il quale definisce le future etichette da mettere negli elettrodomestici, e purtroppo non ha previsto l'obbligo di indicare se l'elettrodomestico è intelligente e quindi in grado di ricevere i segnali dai fornitori di energia per modulare il proprio consumo in base alla situazione della rete elettrica. Questa è una mancanza molto grave che impedirà ai futuri cittadini di risparmiare, perché i fornitori di energia elettrica sono disposti a fare degli sconti a ciascuno di noi che dia la possibilità, appunto, di modulare i propri elettrodomestici in base alla situazione nazionale della rete. Bene, io finisco un attimo il giro e poi me ne torno in ufficio, perché anche oggi sto incontrando diverse aziende e a tutte ripeto che il Movimento 5 Stelle agirà sul fronte della fiscalità ambientale, e quindi abbassando le tasse per le aziende più virtuose ed alzandole per quelle che invece inquinano di più. Credo che il senso della manifestazione di oggi lo abbiate capito abbondantemente. Io cerco di evitare di calpestare degli striscioni. E sul palco improvvisato vedete che si susseguono gli interventi dei rappresentanti degli studenti, a cui veramente auguro il miglior lavoro possibile e auguro di non fermarsi oggi, di non fermarsi con questa manifestazione assolutamente meritevole, ma non ci si deve fermare qui.
protestare è giusto, poi bisogna passare all'azione, ai fatti concreti. Quindi ricordo ancora una volta che è possibile acquistare elettricità 100% rinnovabile senza spendere un centesimo in più, senza toccare il contatore, senza toccare nulla di nulla. È possibile acquistare elettricità 100% rinnovabile senza, ripeto, toccare il contatore, senza fare nulla di nulla di nulla. E questo già di per sé farebbe un'enorme differenza. Ricordo che negli spostamenti la Danimarca, che è un paese decisamente più freddo del nostro, il 60% degli spostamenti viene fatto in bicicletta, e quindi noi come movimento ci stiamo impegnando a sviluppare al massimo le piste ciclabili, che non sono un tornare indietro, ma sono un integrare la mobilità con un mezzo che ha una serie di vantaggi. E tra questi abbiamo inserito anche la possibilità di utilizzare i microveicoli elettrici, dai monopattini agli altri microveicoli elettrici, cosa che attualmente il codice della strada impedisce. Ma noi abbiamo posto la possibilità di cambiare con la legge di bilancio. Poi naturalmente c'è tutto il tema della, appunto, raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti. Ricordo ancora una volta che noi abbiamo premuto e stiamo premendo per non utilizzare gli inceneritori. Ed è quello che dice l'Unione Europea, perché l'Unione Europea mette gli inceneritori all'ultimo posto, anzi al penultimo posto, l'ultimo posto della discarica. L'Unione Europea ci dice chiaramente: dobbiamo prevenire la produzione di rifiuti, e quindi ci vuole una riprogettazione degli imballaggi e di tutto il materiale plastico. Io questa mattina ero a colloquio proprio un'ora fa con Union Plast, quindi l'unione degli industriali italiani che lavorano la plastica, gomma e plastica. Quindi ci vuole una riprogettazione degli imballaggi, ci vuole un aumento della percentuale di raccolta differenziata, una tassazione agevolata per chi fa riutilizzo, riuso e riparazione. Per esempio in Svezia hanno un'IVA agevolata per chi fa riparazione di elettrodomestici e di qualsiasi altro materiale. Ci vuole appunto un riutilizzo e un'economia circolare. E noi stiamo seguendo assolutamente quello che ci dice l'Unione Europea in questo tema. L'Unione Europea, che sul fronte del riciclaggio ha delle intenzioni molto buone, sul fronte delle rinnovabili si sta comportando in maniera bifronte, perché da un lato incentiva l'autoconsumo, incentiva le comunità energetiche, incentiva le fonti rinnovabili, dall'altra però dice che dobbiamo costruire nuove infrastrutture a gas. Secondo noi invece il gas è già sufficientemente infrastrutturato, è già sufficientemente incentivato, infatti la tassazione, la fiscalità sul gas è molto più bassa rispetto agli altri combustibili fossili, e anche a livello infrastrutturale quello che abbiamo è già sufficiente, in particolare in Italia, in cui i rigassificatori lavorano molto al di sotto di quelle che sono le loro potenzialità. Quindi il nostro obiettivo sarà comunque quello di spingere sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica, sulla gestione della domanda. Lo ribadisco perché ci vorranno anni per abituarsi, ma un domani sarà possibile dare la propria auto elettrica e i propri elettrodomestici in gestione remota controllata ai fornitori di elettricità, in maniera che questi possano dall'auto elettrica prelevare corrente quando ce n'è bisogno, e dai nostri elettrodomestici li possono modulare anche in questo caso quando ce n'è bisogno. E tutto questo sarà remunerato, ovviamente tramite uno sconto. Tanto è vero che già adesso gli studi ci dicono che per quanto riguarda la ricarica delle auto elettriche sarà possibile ricaricarle praticamente a gratis tramite appunto la gestione remotizzata del pacco batteria.
perché ricordiamo, le auto elettriche sono un parco batterie a quattro ruote e già attualmente è stata sviluppata proprio da un'azienda italiana la tecnologia che ne permette la bidirezionalità. Quindi l'auto elettrica non è solo un meccanismo che prende energia dalla rete, ma è anche un meccanismo che cede energia alla rete quando non ce n'è bisogno. Bene, se non ho capito male, hanno finito? Hanno salutato? Ah no, continuano. Grazie, continuano. Va bene. Finisco io perché l'argomento è lungo, lo stiamo trattando da anni e continueremo a trattarlo. Adesso torno in ufficio e continuo a incontrare aziende, che naturalmente è il ruolo che mi spetta stando in commissione industria. Quindi grazie a chi mi ha seguito, spero si sia capito qualcosa. Io ovviamente ho provato a parlare vicino all'auricolare, ma mi rendo conto che la confusione è tanta. Vi lascio con questa immagine della piazza piena. Il movimento c'è e c'è tutti i giorni nelle commissioni, nel Parlamento italiano ed europeo, e continuiamo a batterci proprio per le stesse cose per cui si stanno battendo questi ragazzi per il loro futuro. Quindi meno indifferenza e più differenziata. Grazie, buona giornata a tutti.